Oh, un saluto a tutta la stimata community di Voce Murda Gaetano e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo nuovamente in esterna all'aperto per sfruttare questi ultimi giorni di, diciamo, di tempo, di bel tempo. Mi trovo precisamente alla bellissima stazione di Mergellina di Napoli perché mi devo recare al Palazzo Cappuccini, che si trova a pochi metri da qui, dalla stazione, luogo, ricorderete, dell'evento della grandissima fiera dell'orologeria campana, perché mi devo incontrare con un amico molto particolare che sicuramente ci mostrerà qualcosa di veramente incredibile. Venite con me, ragazzi. Ed eccoci qui, ragazzi, siamo arrivati a Palazzo Cappuccini e vediamo un attimo di chi si tratta, chi sarà l'ospite misterioso. Buonasera, salve. Entriamo, vediamo, vedo già qualche ombra. Questa, diciamo, che è una delle sale più belle di questa incredibile struttura. Oh, buonasera! Ciao Gaetano! Buonasera, qui c'è il mio grandissimo amico Mariano De Martino. Buonasera a tutti. Buonasera Mariano. E a sorpresa c'è anche l'amico Mister Omega, Armando. Buonasera. Non lo sapevo, ragazzi. Non sapevo che c'era anche l'amico Armando. Si è fatto trovare il grande Mister Omega. Assolutamente. Sorpresa. Una graditissima sorpresa. Grazie. Allora Mariano, dì ai nostri amici a casa che cosa ci mostrerai oggi. Allora, prima di tutto siete nella sede ufficiale di Ad Hoc 2022. Anche se abbiamo preso un'altra struttura e quindi ci sposteremo, sono andato a prenderti un po' di cosette in banca. Andiamo a realizzare un bel video. Non li facciamo vedere subito, no, li facciamo vedere facciamo dopo. Facciamo un po' di... no spoiler, sì. Vai. Prendo gli altri orologi e poi Perfetto, li recensiamo un po' insieme, vediamo un po' insieme. Giriamo la camera, ragazzi. Perfetto, ragazzi. Eccoci qui accomodati in compagnia dell'amico Mariano. Mariano, allora che cosa ci hai portato? Cosa vogliamo far vedere ai nostri amici a casa? So che mi hai portato delle cose che ancora non sono state mostrate in video, quindi prima volta assoluta, giusto? Sì, solo un paio di pezzi probabilmente sono usciti sui miei video, ma il restante purtroppo li abbiamo nelle cassette di sicurezza, perché come giusto che sia, infatti. Quindi ho portato un paio di bulgari e qualche orologio in oro, perché tutti gli amici mi chiamano la gazzella e mi faceva piacere farli vedere. Infatti uno è senza cinturino perché lo sto facendo realizzare da un artigiano, quindi da uno dei nostri associati. Bellissimo tissuto. Sì. Adesso, se vuoi, li vediamo ci un po' da vicino. Ci avviciniamo, ragazzi, li volete vedere da vicino? Andiamo. Perfetto Mariano, che cosa vogliamo partire? Dai, partiamo alla grande. Allora, partiamo con un flagship, ovviamente tutto coevo tranne il bracciale, perché chi mi conosce sa che io adoro accostare il colore verde con l'oro. Sì, ci sta bene, infatti. Il movimento è Longines, però è su base 28-24, quindi siamo sulle 28.800 alternanze, indici e lancette in oro, il classico simbolo Longines ad ore 12 a rilievo e non so se già l'ho detto, il modello è un flagship. Sì. Questo che anno è, più o meno? Che anno potrebbe essere? Ma questo penso che sia anni 80. Bello, davvero un bel pezzo, complimenti. Metà anni 80. Sì. Anche sottilissimo. Vabbè, comunque è un 28-24, sì, quindi sì. Lo conosciamo un po', lo conosciamo bene. La cosa particolare, diciamo, che è stato modificato, perché il 28-24 porta il datario ad ore 3, mentre qui lo abbiamo... Sì, hanno la finestrella data un po' particolare. Guarda, scusa, Ugat, porco due. Quindi sembra un po' una produzione Zenith, però in effetti è un 28-24 modificato. Una particolarità molto interessante. Vabbè, andiamo avanti, vediamo che cosa altro ci fai vedere. Il secondo che ti propongo è un Invicta.
Oh, per i detrattori di Invicta, perché ci sono molte persone che gli Invicta non li considerano orologi di qualità, e invece, bellissimo. Allora, diciamo che io l'ho portato proprio per far capire che il marchio ha una storia. Ovviamente oggi è stato acquistato dagli Stati Uniti, da un'azienda americana, quindi non fa parte più della vecchia, diciamo, non è più la vecchia azienda e non è neanche l'azienda che produce zaini. Il movimento è un'ETA, è in oro 18 carati, vetro plexi. È una bella chicca, guardate Bello, la particolare. forma della cassa è stupenda. Sì, infatti, sto notando che questa forma quadrata non è che si vede spesso. Monoblocco la cassa. È Sì, 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 sì. un bel pezzo questo. Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Poi proseguiamo. Poi abbiamo un'azienda che dovrebbe essere Wonder Watch, sempre in oro, sempre chocolate, un cioccolatino, vetro plexi, tutto originale, movimento ETA, carica manuale. E quello che mi attira di questo, quello che mi, diciamo, mi ha colpito di questo orologio sono gli indici sfaccettati. Non so se hai notato che anche nell'Invicta sono quadrati. Sì, Quindi, però qui sono più visibili. Secondo me sì. hanno una sfaccettatura più accentuata, E la cosa diciamo. bella è il vetro Diciamo. originale, non so Sì, se riesci si a vede, vedere la si bombatura del vede. vetro. Vedo C'è particolarissimo. una sorta di Questo è forma plexi, prismatica, giusto? sì, tutti i plexi, una sorta di forma prismatica solo laterale. Questa è una bella chicca. Vado Sì. a finire qualcosa sopra, aspetta che la tolgo. Ecco qui. E questo è un bellissimo brand che realizzava parecchi nonnini esagerati, come li chiamo io. Sì. Questo l'ho portato Ah, perché, diciamo, il target è del tuo canale e io ci sono affezionato, cioè affezionato. È un regalo che mi è stato fatto come al solito, un orologio che mi è stato regalato dalla mia compagna, quindi ci tengo tantissimo. Non lo indosso spesso perché ho paura di rovinarlo. È un Citizen Tsuyosa Movimento Miota, maglie piene, un orologio che veramente per quanto costa Sì, è un è bel entry realizzato, level, è davvero sì, un bel è entry realizzato level, sì. benissimo. E questo l'ho portato perché lo avevo al polso. Sono in Quindi. auto perché sconsiglio vivamente di indossare questo movimento in moto. Poi Ah, ok. ho una bella chicca. Proseguiamo con loro, in questo caso è. Questo è l'orologio di famiglia, l'orologio di mio nonno. Sì. È un Fulgor. Fulgor ha prodotto fino agli anni 90, un'azienda che ha resistito al periodo dei quarzi, che hanno, diciamo, un po' abbattuto le aziende meccaniche, il movimento meccanico. Vabbè, comunque è un Landeron 48. Il cinturino è stato realizzato da un artigiano napoletano, quindi è tutto pieno, è oro massiccio. Ladri, fottetevi, scusate la volgarità perché questo è in banca. E la corona è in acciaio. Io non ho voluto togliere la corona perché penso sempre che cioè il pensiero va sempre a mio nonno che lo caricava. Quindi è come fosse un elemento che va a identificare il Sì, fatto che molto bella questa l'orologio cosa. Beh, resta comunque. sì, è un particolare, comunque l'ha caricato tantissime volte tuo nonno, Si è quindi. tolta probabilmente questa non è in oro, ma era placcata, però il fatto che caricasse questo orologio e lui ha consumato la corona, per me è come se, È un valore affettivo sì, non lo so, incredibile per me, è sì. una pecca, però la trovo No, una peculiarità, di no, no. questo orologio. Fai bene a Cioè, tenerlo così, poi è un pezzo spettacolare. Questo secondo. guardate la cassa di questo orologio, perché questa cassa la faceva Patek Philippe, la forma, vedi? Soltanto che Patek la faceva con le anse a vista, però la forma della cassa Che fascino, che non fascino. è Il facile da marchio, che marchio togliere. è? Com'è? Fulgor ha Fulgor, abbiamo prodotto fino detto. agli anni 90. Ma che anno è più o meno Questo che secondo te potrebbe sarà anni essere? 50, Anni. 60 massimo. Considera che ha quasi 100 anni, perché mio nonno adesso avrebbe sì, più di 90 anni.
È un nonnino a tutti gli effetti. Questo è un nonnino esagerato. Un nonnino d'oro. Guarda, guarda poi il gancio di chiusura. No, no, è una classe, un'eleganza che... Bellissimo. Questo è proprio un po' pacchiano, però io lo adoro. Perfetto, bellissimo, bellissimo. Grazie di questa bellissima storia che ci ha raccontato. Poi questo orologio. Un Tissot in oro. Ah, eccolo. Bel cioccolatino, dolce dolce. Non ha il cinturino perché lo sto facendo realizzare. Mm. Ah, che cinturino vuoi mettergli, Mario? È uno scamosciato verde. Ah, beh, direi che gli sta bene, sì. Ovviamente il movimento non è ETA, ma è Tissot, quindi è difficile da trovare il movimento in house. Non ve lo apro perché cassa monoblock, rischio di spezzare. Evitiamo, no, sì, già una volta spezzare l'alberino delle lancette, quindi evito. Che poi voglio sottolineare le sfere che sono bellissime, sono azzurrate, giusto? Sono brunite perché sono prima brunite. Si realizzavano con le molle, con lo stesso materiale delle molle di carica. Bellissime, bellissime. Ora vi faccio vedere una bomba, dai. Dai, dai, vai con la bomba. Allora, qui abbiamo l'ultimo orologio realizzato dal Gerald Genta. Non è il finissimo, questo è l'otto. Design veramente incredibile, ragazzi. Sì, diciamo che va un po' sempre, diciamo, a riprendere le forme gentiane. Si vedono le forme gentiane, però un design che comunque è stato ripreso da tantissimi brand, ha fatto scuola. Bello. Sì, questo è bello. Un Bulgari 8. Movimento calibro 191, dovrebbe essere su base 28-24. Ben rifinito anche il rotore, con un fondello serrato. Bello. Con le viti. È un bel, sembra un po' Robocop. Io così lo chiamo. Voi sapete che io do i nomignoli a tutti. De Playan a Farfalla. Un bel orologio. Qualità top. Un bel orologio. Anche se è incredibile, anche se diciamo la corona è in onice, diciamo che va a richiamare il quadrante nero, che è finissimo, è tutta un'altra storia, però senza questo il finissimo non avrebbe senso, sì. non esisterebbe, giusto? Sì, però considera che loro non vogliono che si vada ad accostare la produzione di Gerald Genta con quella del finissimo che è stata realizzata da Buonamassa e poi chi operava dietro. Ah, quindi questo è l'ultimo di Gerald Genta con i Gerald Charles perché l'orologio Gerald Charles, l'azienda, faceva parte sempre di Gerald Genta. Sì. Però comunque questa è stata l'ultima produzione. Bellissimo, bellissimo. Che bomba, ragazzi, che bomba. Adesso mi aspetto un'altra bombetta. Allora, questa è un'altra chicca, in oro 18 carati, ho ancora il cartellino originale, questo non lo indosso mai perché con la scritta Inca Block, una rivoluzione per l'epoca. È un vero nosso questo, praticamente. Sì, una rivoluzione per l'epoca, l'Inca Block. Ah, guardate questo. Azienda Silver. Questo bracciale, cinturino, voglio dire. Bracciale Silver, l'azienda è un ramo di Silver. E questo è tutto 18 carati, il quadrante per lato, e guardate l'orologio è curvo, è un po' curvo, sì, sia sì, la cassa sì. che il plexi originale dell'epoca, in vetro. Ah, no, è plexi, sto scherzando. Io vorrei farvi notare comunque l'eleganza di questi orologi, che anche se... Guarda con la giacca, vedi. Aspetta un po' più su, ok, adesso perfetto. Ragazzi, l'eleganza di questi orologi è davvero inimitabile. Al giorno d'oggi è un po' difficile trovare stili di questo genere, ecco. Comunque, e poi ti ho portato gran finale? Un altro orologio, ed è un calibro 303. Quando fu realizzato questo orologio, diciamo che secondo me Bulgari ha iniziato a crescere proprio con questo orologio. Sono 303, si chiama calibro 303 perché ha 303 componenti. Movimento in house. Mamma mia. Bello di presenza. Spettacolare, spettacolare proprio. E a breve in casa
ne dovrebbe arrivare un altro, Oh. però non spoileriamo. Ok. Diciamo che il cinturino va un po' a richiamare Sì, l'alluminium, c'ha degli inserti in metallo, se vedo bene sì, da qui. Bello. va a richiamare un po' la geometria dell'alluminium, però è tutta un'altra storia. È un po', non è neanche tanto doppio, devo dire, è una tiratura limitata. Secondo me è un bel pezzo. Ah, bellissimo, Sportivo, eh? bellissimo. Non lo considero un orologio Sportivo, ma classico. con un'eleganza insita come tutti gli orologi bulgari sanno essere. Elegante e sportivo. Ho voluto portare questi qua. Ne ho diversi di orologi. Vabbè, chi mi conosce sa che ho diversi orologi. Ma ho voluto portare questi perché rappresentano un po' la mia vita, dove lavoro, la passione per l'oro, per gli orologi in oro. Un regalo di una persona che La amo, tua famiglia, sì. la mia famiglia ovviamente, quindi per questo ho scelto questi orologi. Poi ne potremmo fare anche degli altri e ci divertiamo. Vediamo i Ti volevo ragazzi. far vedere una cosa, Gaetano. Vai, Guarda, vai. la cassa di questo orologio è un Simil Patek. Non dico che questo che costa 2 milioni di euro, però la cassa, vedi lo stile di quegli anni, voglio dire, perciò lo adoro. Sì, no, è un orologio spettacolare, come lo sono anche gli altri che ci hai fatto vedere, e anche le storie che ci hai proposto sono davvero bellissime, La davvero. rivista era Crono 24, non voglio fare pubblicità, ma abbiamo la Ah, locandina dell'evento che faremo bellissimo. qui a Palazzo Dai, Cappuccini. adesso ne parliamo. Molto bene, ragazzi. Eccoci qui. L'amico Mariano ci ha fatto vedere degli orologi strepitosi, davvero strepitosi, che raccontano un po' la sua storia, la sua passione, diciamo anche gli affetti familiari, il lavoro. Quindi quegli orologi rappresentano il vero Mariano De Martino. Vuoi dire qualcosa tu, Mariano, agli Oddio, amici io uso che anche vuoi aggiungere? orologi del tipo Swatch, io non butto via niente, però la cosa bella nostra è che a noi siamo quelli che diamo personalità all'orologio. Non Vero, vero. stiamo dietro allo status symbol, dietro all'orologio costoso. Lascia stare che qui ci sono dei pezzi costosi, ce ne sono anche degli altri, però noi siamo i veri appassionati e quindi adoriamo tutta l'orologeria e a volte ci sono orologi che acquistiamo nei mercatini che hanno dei movimenti superiori ai blasonati. Poi ognuno sceglie per la propria vita, ha le proprie idee, io la penso così e sarà sempre No, ma così. sono d'accordo e credo che comunque gli amici a casa siano comunque concordano con noi nel dire che comunque l'orologio è l'uomo che fa l'orologio e non il contrario. Infatti, noi stiamo scrivendo un libro che parla di questo. Perfetto. Ma non stiamo facendo solo questo, Stiamo Mariano. Mi pare che stiamo organizzando qualcosina, facendo troppo, lo so. una piccola cosina, però una cosa molto bella per gli amici a casa, per tutti gli appassionati che ci Sì. Il seguono. E a breve. 5 novembre in questa stanza, il 5 novembre ci sarà, faremo un evento qui a Palazzo Cappuccini, ma in questa stanza ci sarà The Luxury con l'alta orologeria. Un angolo dei sigari, quindi abbiamo fatto sigari, orologi, alta sartoria e vini. Quindi l'evento si chiama Watches and Wine. Quindi abbiamo spostato questa. Abbiamo rubato l'idea da New York e l'abbiamo spostato qui su Napoli. Questo evento che si tiene negli Stati Uniti. Ci saranno 40 banchi di orologi vintage. Ovviamente troverete anche qualche moderno. Niente, non vi resta altro che venire. Il prezzo Venite del qui. biglietto, posso dire, Come è no, di vai. 10 euro più consumazione, quindi avrete la possibilità anche di degustare del buon vino e chi non ama l'alcol, non come noi, può bere qualcosa al bar, ci sono diverse cose. Zona ristoro, quindi si può anche mangiare qualcosina. E la partita del Napoli non la faremo vedere perché gioca il sabato, quindi però ci saranno tante altre cose che poi potrete vedere dal vivo. Insomma, ragazzi, venite a trovarci, noi siamo qui e vi aspettiamo. Orologi, Watches and Wine. Mi raccomando, il 5 novembre, Palazzo Cappuccini, ovviamente Napoli. Mergellina. Mergellina. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi. Posso fare un saluto? Come no, Un vai. saluto a tutta la Salutami. stimata community di Watch & More e Vintage Domina. Domina, ciao. Divertitevi.